Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dead in Vinland, un gioco che è già uscito da parecchio tempo, ma che da un po' è in italiano. Ed è un gioco che non avevo mai portato prima, costa 19,99 su Steam. Poi non so se lo avete acquistato magari sotto i saldi, lo avreste in quel caso pagato la metà, 9,99 anziché 19,99. Lo andiamo a provare, saremo diciamo una sorta di famiglia del nord, una famiglia vichinga, ed è un gioco che mixa gioco di ruolo con elementi anche survival. Lo andiamo a provare immediatamente, iniziamo qua sotto. Intanto ci dice che stiamo utilizzando i contenuti aggiuntivi, storie nordiche, modalità infinita e il segugio del Valhalla. Insomma, se siete appassionati di mitologia norrena, diciamo qua potreste trovare pane per i vostri denti. Lo proviamo insieme, vedete qua la modalità senza fine, non è raccomandata per la prima partita, iniziamo questa modalità. La mia sfida la facciamo survival, perfetto, e perché sennò ci sarebbe bella vacanza e condizioni estreme. Mentre invece la difficoltà personalizzata ci fa scegliere, vedete, l'aumento della stanchezza, la perdita di stanchezza, l'aumento fame, perdita fame, malattia, ferite, depressione, insomma impatto stati sull'abilità. E di cosa fare, diciamo, ce ne sono. Tra l'altro, no, stavo anche guardando tutto quello che riguarda i personaggi, i campi, la notte, i tributi, il clima, l'esplorazione. Cioè sembra una cosa veramente molto molto completa. Questa modalità, il vero vichingo, non ci mette checkpoint, e l'avvio rapido invece ci fa saltare tutto l'inizio. Ma noi lo iniziamo col tutorial perché lo esploriamo insieme. Io ultimamente tendo a fare dei gameplay magari un po' più studiati, ma qua lo proviamo insieme. Ho sempre avuto bisogni semplici: un tetto, una famiglia, una vita pacifica. Ma come cantano gli scaldi, non si può sempre avere ciò che si vuole. E ciò che mi diedero gli dèi fu fuoco e acciaio. Uccidete il bastardo, urlavano. Per fortuna fummo avvertiti in tempo. Non posso dimenticare le lacrime della mia amata Blood and Red quando bruciarono la nostra casa, i nostri ricordi. Io urlai: mollate le borse e i remi se volete vivere. Scappammo per il rotto della cuffia su una barca rubata, senza mappa né destinazione. Non si curarono neppure di seguirci. Non c'era modo di tornare. Eravamo in esilio. È così che iniziò il nostro miserabile viaggio. Andammo alla deriva per giorni. Belli disegni, belle le navi vichinghe. Affamati, perduti, depressi. Pensammo di aver raggiunto la fine del mondo. Quando gli dei ci mandarono contro la più terribile delle tempeste, il nostro fato era deciso: morte, oblio. Poi la vedemmo venire fuori dal nulla. La salvezza? Uno degli sporchi trucchi di Loki, divinità norrena, insomma. Sembra che tradotto molto bene. Gli dei stanno giocando con noi. Ma io so solo che dobbiamo sopravvivere. Dead in Vinland. Vediamo, vediamo. Il tutorial ci guiderà nelle prime fasi di gioco. Perfetto. Blood and Red, cari Moira, dove siete? Questa è la nostra famiglia. Siamo qui, tesoro, stiamo bene. Che Odino sia lodato. Odino, Loki, tutte le divinità del nord. Sembra che il padre degli uomini non ci abbia completamente abbandonato, allora non ci avrei scommesso, considerati gli ultimi eventi. Cari, tu stai bene, figlia mia? Sì, mamma, sto alla grande. La nostra casa è bruciata, Njord ci ha mandato col culo all'aria con una tempesta con i fiocchi e papà ha fatto uno sbarco perfetto sulle rocce guzze di un'isola sconosciuta. Un giorno perfetto. Bellissimi disegni, anche le animazioni.
Posso scherzare, sgridarla e confortarla, la conforto. Fino a quando la famiglia resterà insieme staremo bene. Patetico, sì, va bene. Depressione, meno 1, va bene. Meno 5, vabbè, iniziamo bene. Sì, beh, tutto molto bello, ma cosa facciamo? No, adesso con lei, dato che lei non mi piace, terremo un tono di rimprovero, ve lo dico già. Sì, beh, tutto molto bello, ma cosa facciamo? Un'idea di dove potremmo essere, Eric? No, siamo andati alla riva verso ovest per molti giorni, fino ai confini del mondo conosciuto. Mai sentito parlare di un'isola così tanto a ovest? Credo che nessun noreno abbia mai messo piede su questa terra. Dovremmo esplorare i dintorni e capire se riusciamo a trovare qualcuno che possa aiutarci. La domanda che io mi faccio è: nel mondo antico nessuno privato, diciamo, ci aveva mai provato a viaggiare in territori sconosciuti? Non so. Spero che qualcuno non si riveli essere un gigante di ghiaccio o peggio. Vedremo. La famiglia, ancora disorientata dal naufragio, iniziò a guardarsi intorno. Decisero quindi di allontanarsi dalle triste spoglie della loro nave e di esplorare i boschi. La foresta era silenziosa quanto loro. L'atmosfera cominciava a farsi tesa quando... Guarda, laggiù, una pista! Kari si precipitò lungo il sentiero e gli altri la seguirono. Ok, avanzarono per quasi un'ora. Alla fine del sentiero, fuori dalla foresta. Eccolo qua. Qui c'è una capanna di legno, ma non sembra essere abitata. Oh, c'erano qui sopravvissuti. Ti guardi intorno quando trovi tre pile di ossa polverose. Una di loro ha un grosso buco sul teschio. Eccoli qua. Abbiamo preso ossa. Abbiamo aumentato anche la depressione, bene. Chi credi fossero? Chi se ne importa, ora sono tutti morti. Cinismo. Forse sono naufragati su quest'isola come noi tanto tempo fa? Come sono morti? È un buco nella testa, direi che... Non sono morti nel loro letto e sono morti contemporaneamente quasi, a quanto pare. A questo è stato sfondato il cranio con un'arma contundente. Deve esserci stata una colluttazione. Quest'isola è abitata? C'erano tre persone in vita su quest'isola in un dato momento, quindi possiamo sperare che ce ne siano altre, ma non possiamo esserne sicuri. Ne saremo certi quando avremo esplorato tutta l'isola. Bene, dai. Ora che facciamo? Ci sistemiamo, direi, no? Ora facciamo il nostro meglio per sopravvivere. Non c'è speranza di tornare a casa nostra. Lì ci attendono solo fuoco e acciaio. Dobbiamo iniziare una nuova vita qui. Nuove possibilità. Ok. Sale l'affetto. Sono grata a Frigg di poter condividere queste difficoltà con mio marito, la mia cara sorella e mia figlia. Ok, l'altra con i capelli rossi è sua sorella e l'altra è la figlia. Ok, abbiamo chiarito anche l'ultima. La figlia, ok, e la sorella. Sorella quella un po' più brutta, diciamo, con i capelli mossi. Senza la mia famiglia non avrei forza di combattere e vivere. Siamo qui per te, sorella, sempre. Ok, mi piace allora. Hai detto così, meglio della figlia di sicuro. Spero comunque che questa dannata isola sia abitata, il tempo non passerebbe mai se fossimo solo nei quattro. E ci serviranno dei mariti se vogliamo ripopolare l'isola. Giusto, Kari? No, assolutamente, non se ne parla. Tu puoi restare a letto a fare sogni sconci, io intendo esplorare l'isola e renderla mia. Va bene, nel momento di scherzare direi di cominciare, di non perderci più. Ho trovato due grossi barili che possiamo usare come contenitore dell'acqua. Ok, abbiamo iniziato a fare dell'acqua. Molto bene. Mi piace molto questa componente gestionale. Non dimenticate di non bere l'acqua proveniente dai fiumi prima di bollirla, altrimenti vi ammalerete a morte. Dobbiamo accendere un fuoco e subito. Ho un solo fungo di fuoco rimanente. Ecco, prendilo. Non so cosa sia, ma ci credo. Dobbiamo costruire tantissime cose se vogliamo stabilirci qui. Mi piace anche questo. Ci serviranno legno, pietra e corda. Però possiamo tenerle dal legno della nostra nave. Sì, ma non durerà lungo, non dovremo contarci troppo. Ho dato un'occhiata in giro e ho trovato delle cose da poter usare. Lei ci ha trovato 15 di legna, 5 corde, 2 di pietra. Basta. Bel lavoro, cari. Beh, dai, si è resa utile, quindi sale anche il rapporto con lei. Esploriamo per trovare cibo, risorse o quant'altro. Bestie e trappole. Dovremmo esplorare, non sappiamo, ok. Iniziamo a lavorare, abbiamo tante cose da fare. Perfetto. Allora, Dead in Vinland è un gioco a turni, quindi prenderti sempre il tuo tempo per pensare. Vabbè, qua tradotto proprio io. Ogni giorno è diviso in tre fasi, mattina e pomeriggio, durante i quali i tuoi personaggi possono eseguire vari compiti nel campo, e la notte durante la quale discutono, mangiano, bevono, riposano. Un po' in vista del giorno successivo. Va bene, infatti qua vediamo il giorno. Abbiamo... Ok.
Bene. Le tue risorse critiche sono il fuoco e la tua acqua. Tienili sempre d'occhio i loro livelli. Niente cibo. Questo qua è acqua non potabile, acqua potabile. Ok, possiamo convertirla. Clicca su questo tasto per accedere alla gestione dell'acqua e del fuoco. Clicchiamo lì. Ok, in questo momento il fuoco è completamente spento. Puoi accendere il fuoco usando 5 legno e un'esca, che sarebbe il fungo in pratica, il fungo di fuoco. Una volta acceso devi solo alimentarlo con della legna, quando la sua intensità si riduce. Stai molto attento, senza il fuoco la famiglia non resisterà a lungo e la disponibilità di stoppaccio è piuttosto scarsa. Bene, allora clicchiamo qua, così andiamo ad accendere con 5 di legna, ce ne restano 15, da 15 se ne serve 10. Abbiamo acceso il fuoco e ora possiamo purificare i due d'acqua. E ci consuma il calore del fuoco? Eh sì. Da 5 a 10, cioè abbiamo perso il 7% di intensità di fuoco e abbiamo trasformato un mezzo litro in acqua potabile. Bene. Perfetto. Condizioni del campo. Ora si può anche gestire il campo. Allora, in pratica eravamo... Ok, il campo è qua. Questo argomento va discusso più avanti, va bene. Quindi, posso uscire? Ora è il momento di assegnare qualche incarico. Ok. Clicco qua. Ah, interessante. L'accampamento è qua. E poi ci si muove. Qua ci sono i campi, presumo, il boschetto. Ci sono ancora le risorse antuarie. Ok. Quindi clicco qui, clicco qui. Si può avere accesso a tutti i personaggi al barra laterale, basta semplicemente trascinarli e lasciarli sullo slot di attività. Prendo lei, trascina Moira e lasciala sullo slot a ricerca. Qua? Ah, ok, a ricerca. Perfetto, dovremmo vedere come eseguire tutti gli incarichi assegnati una volta che tutti avranno qualcosa da fare. Qualcuno potrebbe occuparsi di recuperare acqua, quindi andiamo qua. Trascina lei, la moglie. E la metto, prendi acqua, qua invece non so cosa sia, la metto in casa, no. Mi procuro acqua. Hai decisamente bisogno di potenziare il tuo campo per essere in grado di viverci decentemente. Il laboratorio consente l'attività di crafting. Perfetto, andiamo qua e ci mettiamo Eric, quindi lui. Sì, non so perché mi dice lei, ma lei l'ho lasciata là. Sì. Ok, no, infatti mi sta dicendo lui adesso. Ok, e lo metto qua al crafting, perché altro qua da fare non c'è, quindi scegli un piano di crafting. Allora, accediamo al laboratorio. Allora, alcune stazioni hanno opzioni aggiuntive disponibili, cliccando sulla stazione. Clicca, ok, scelgo un piano di crafting. Ok. Interessante. Cioè, adesso, dato che siamo qua a esplorarlo, vi faccio vedere un po' tutto, poi scegliamo quello che possiamo fare. Allora, c'è il rifugio con una serie di potenziamenti infinita. Campo di spedizione, il laboratorio, le riserve d'acqua, tutte con... E questo abbiamo tutto. Tutto quello che abbiamo. Possiamo fare in seguito il campo da taglialegna, l'area di riposo, la taverna, campo di raccolta, la pentola, l'erbalista, la tenda medica, la forgia, il campo di pesca, il campo di caccia, il campo di estrazione, l'essiccatore, il giardino e i recinti. È abbastanza complesso come gioco. Facciamo la campagna, il campo di taglialegna. Ma dai, guardate un po' tutta l'evoluzione. Che faccio qua? Eh sì, anche qua ci sono le varie evoluzioni. Va bene, dai, facciamo il campo di taglialegna. La legna è una risorsa piuttosto basilare, utile per tenere il fuoco acceso e realizzare altri oggetti. Probabilmente è una buona idea costruire un campo di taglialegna. Quindi ci serviranno 5 di legna, ne abbiamo 10, e 5 corde che giustamente la figlia ci ha recuperato prima, quindi lo possiamo craftare qua. Ok, abbiamo messo in crafting quello. Il laboratorio è attualmente danneggiato. La qualcosa indicata al colore interno dell'icona sul martello. Ah. Clicca qui per ottenere una visione globale della condizione del campo. Vediamo un po'. Ogni stazione, a parte il letto e campo di spedizione, si deteriorano un po' ogni notte, ogni volta che vengono usati. Condizioni inferiori significa efficienza inferiore. Stai attento a ripararlo, perfetto. Quindi praticamente sì, il laboratorio effettivamente ci segna che non è messo proprio benissimo. Anche le riserve d'acqua si consumano, il rifugio si consuma, qua possiamo andare a ripararlo.
E qua, ecco, questi sono i 5 luoghi che possiamo andare a visitare con le varie cose da poter costruire. Infine l'esplorazione, che è l'ultimo qua. Ricorda la famiglia appena arrivata su un'isola deserta. Chi lo sa cosa potrebbero trovare? Va bene, assegna Kari allo slot Esplora. Ok, Kari e lei, la metto qua. Esplorazione. Finalmente tutti i personaggi hanno qualcosa da fare. Ora devi solo far passare il tempo e osservare il risultato. Tanto qua vedo che c'è sonno, tipo la fame, la salute, le ossa, insomma, vabbè. Ah, esplorate. Ok, dai. E niente, abbiamo da fare, quindi va bene. Passiamo il turno. Lei ci prende 14 linee e 5 corde del tessuto, nuovo materiale, pesce crudo, esca per pesci, unguento di Angelica, unguento di Celidonia, 3, però è depressa ed è stanca. Sì, continua a deprimersi. Lui invece ha tolto 5 di legna, 5 di corda, non ha ancora completato il campo di taglia legna, però si è stancato un pochino. Lei invece ha recuperato altra acqua. E lei invece, vediamo cosa ha scoperto esplorando. Ha consumato dell'acqua, ha esplorato la foresta al 100%, la spiaggia la sta esplorando adesso e si è un pochino stancata. Sembra che Kari abbia appena finito di esplorare una nuova area dell'isola. Diamo un'occhiata e vediamo cosa ha trovato con la mappa. Sì, ecco, questo l'avevo visto, però volevo poi farvelo vedere in seguito ed è una figata perché abbiamo esplorato tantissimo. Clicca sull'area appena scoperta segnata da un punto esclamativo rosso. Infatti noi siamo partiti da qua, adesso sta esplorando la spiaggia, qua abbiamo esplorato la foresta, quindi clicchiamo sulla foresta. Cioè, io veramente, è una manna dal cielo il fatto che abbiano tradotto sto gioco, perché è di una profondità veramente incredibile. Ogni area contiene esattamente una cosa con cui puoi interagire, trovala e cliccaci per scoprire le azioni disponibili. Molte di queste possono essere usate solo per un numero finito di volte, per esempio per 2, e quelle rosse indicano che non potrai effettuare altre azioni. Ti preghiamo di notare che effettuare tali azioni non influiranno sul tempo del giorno, quindi puoi farne quante volte vuoi, puoi anche scegliere di conservarne qualcuna per dopo. Ora abbiamo trovato l'albero, posso cercare i funghi una volta, accumulare legna e controllare la linfa. Io adesso cerco funghi, giusto per dire, possiamo farle tutte insieme senza consumare il tempo. Chi compierà questa azione? Ah, anche se stanno facendo altro, glielo faccio fare. Glielo faccio fare chi ha più raccolta, lei. Guarda, il fungo attaccato alla corteccia con aria perplessa. Non ricordi cosa mi sei usato e ti gratti la testa. Ah, è un'esca. Ok, per accendere il fuoco. Raccoglie l'esca. Non ce l'ha fatta. Si strappa un po'. Ok, abbiamo fallito la prova. No. Ah no, si è fatta male. Si è fatta male. Ok, va bene. Ora, che facciamo? Controllo la linfa. Lo faccio fare ancora a lei, si è fatta anche un po' male, ma va bene. Dai, fallo sempre tu. Controlli la linfa, è molto appiccicosa con un bel colore zuccheroso. Ok, lecchi la linfa, sapore magnifico, dolce come il miele. Ok, si è ripresa un pochino, dai che sorride. Bevine dell'altra o la raccolgo? La raccolgo, perché non è che te la scoli tutta tu. Ah, ok, lei a 32 serviva 65 di raccolta, quindi non ce l'ha fatta, quindi la depressione che gli è scesa gli è risalita. Vabbè, facciamo un'ultima cosa, accumulo legna e lo faccio fare a lui, perché secondo me silvicoltura in questo caso servirebbe questa. Silvicoltura la faccio fare a lei, che ha l'abilità un po' più alta. L'albero non è in buone condizioni, trovare rami è complicata, la sfida inizia, prende la legna. Ok, stanchezza, ok. 48, fallirà perché ce l'aveva più bassa, credo. Infatti. Si è presa delle spore. Gli è salita un po' la malattia. Va bene. Torno al campo. Vediamo un attimo. What happens?
Allora, alcuni oggetti sono utilizzabili, il che vuol dire che possono essere usati istantaneamente su ogni personaggio. Tali oggetti sono molto utili per tenere i personaggi attivi, quindi cerca di ricordare di usarli. Puoi accedere al pop-up Usa oggetto tramite la barra laterale o cliccando direttamente su un personaggio. Molto bene. Io, scusate, clicco su di lei e mi fa Usa un oggetto. Usare un oggetto per il personaggio che ne ha più bisogno. E lei usa questo, l'unguento. Per liberarti dalla flatulenza, protegge anche dalla peste. Questo rinfresca i piedi del viaggiatore. Toglie meno 10 depressione, meno 10 malattie. Io gli tolgo questo perché ha malattia 9, meno 10, quindi direi che la curiamo. Bene, abbiamo scoperto una cosa nuova. Per gestire correttamente il benessere e l'efficienza della famiglia, la risorsa più preziosa è la scheda personaggio, dove potrai trovare tutte le informazioni. Ok, attraverso la barra laterale, cliccando direttamente sul personaggio. Ok, infatti, se clicco qui, scheda personaggio, guardate, sembra un vero e proprio gioco di ruolo, dove c'è la biografia, tutto tradotto, è uno spettacolo sto gioco veramente, le caratteristiche, e ha bonus e malus. Praticamente resta a casa mamma, lei essendo una mamma, madre di famiglia, non guadagna molto esplorando, cacciando, insomma, se fa cose a casa, diciamo, è un po' maschilista, questa cosa comunque va bene. Abilità? Le abilità, differenti punti di forza esposte, ok, miglioreranno col tempo quando vengono usate, fantastico, quindi qua non si mettono i punti abilità, un po' alla Skyrim, mi piace molto questa cosa, devo dire. Il combattimento, le abilità con resistenza al danno, tutte le varie abilità di classe, quindi ci sarà da esplorare anche il combattimento, le relazioni e le statistiche finali. Perfetto, molto bello. Ogni incarico associato a un'abilità, un personaggio di un'abilità maggiore otterrà risultati migliori. Ora dovresti essere in grado di pianificare da solo la prossima fase, lasciando i personaggi svolgere l'incarico. Ok, allora, lei recupera sempre l'acqua. Anzi, magari potremmo fare. Vediamo se ho capito, perché mi sfugge una cosa in tutto questo. Mi sfugge come fare a sanificare altra acqua. Controlla le riserve d'acqua. Acqua non potabile, me l'aveva detto prima, tra l'altro, però vabbè. Dovrebbe essere qua, acqua e fuoco, ok. Convertiamo altra acqua. Ancora. Intanto stiamo consumando il fuoco, ma tanto legna ne abbiamo, quindi. Perfetto. Abbiamo quasi convertito tutta l'acqua non potabile e gli butto anche della legna adesso, così rialziamo un po' la fiamma. Ok, perfetto. Allora, lei continua a fare quello che sta facendo. L'altra continua a esplorare. Allora, diamo un'occhiata anche qua, scheda del personaggio, vedete che si può andare a vedere la salute, ok, se una di queste raggiunge il 100% il personaggio muore, se uno dei quattro membri della famiglia muore la partita è persa, quindi non dobbiamo farli morire. Qua abbiamo l'inventario con tutto quello che possediamo all'interno dell'accampamento, tutti i tuoi possedimenti terreni, le condizioni del campo che avevamo già visto prima, quindi dobbiamo riparare e tenere d'occhio, le risorse naturali. Non sono infinite, alcune stazioni contano su di esse e si reintegreranno col tempo. Quindi qua non abbiamo ancora nulla per poterle trattare. La mappa ci stiamo lavorando, il diario delle missioni al momento dobbiamo costruire il campo a proprietà di tutte le risorse dell'elitto. Quindi in pratica lei sta lavorando ancora per questo. Siamo nel pomeriggio del giorno 1, passiamo alla fine, insomma, della giornata, dove adesso c'è la notte, potremmo ripristinare, spero, un po' di stanchezza. Io vi dico la verità, mi piace moltissimo, potrebbe essere un potenziale capolavoro questo titolo, di cui tra l'altro ho visto che non si parla tantissimo. Allora, lui dovrebbe finire, spero. Crafting è salita a 34, finisce il campo di taglialegna. Abilita l'attività taglio della legna per un personaggio. Molto bene. E infatti si è aggiunto qua al tavolo, posso mettere qualcuno lì a lavorare, però è stanco. Lei recupererà altra acqua, immagino. Gli sale ricerca 1, ci ha recuperato altri 2 d'acqua. E acqua adesso ne abbiamo un po', anche il fuoco è messo bene. Vediamo lei che cosa succede, che cosa fa. Avrà scoperto la spiaggia, come minimo, sì, gli è salita anche l'abilità di esplorazione. Ah, un'altra spiaggia, ok, sta andando avanti un po' per conto suo. Molto bene, il sole sta tramontando, dobbiamo prendere gli ultimi accorgimenti prima della notte.
durante la quale, ok, non c'è niente di obbligatorio, ma una buona regola è quella di mangiare un po', avere approssimativamente un'acqua potabile per persona, assicurarsi che l'intensità del fuoco sia alta per non esaurirsi. Ok, fuoco si è messi bene, perfetto. Voglio andare a vedere la mappa perché dovremmo aver esplorato anche la spiaggia qui. Ovviamente non credo possiamo farci ora. Abbiamo trovato... Apri con attenzione, apri forzando, controlli dintorni. Vabbè, ma non lo facciamo adesso perché è notte, quindi passiamo alla notte. Dovremmo avere abbastanza acqua. Ok, e qui questo conclude la giornata. Venite, forzalo di mangiare un boccone. Iniziate pure senza di me, voglio rafforzare un po' di più questo rifugio. Non dovresti esagerare, le ombre della notte stanno già danzando con noi. Posso farcela, colpa mia se vuoi. Non ricominciare, stanno litigando e qui non potevo farci niente. Sono il bastardo, il fratello deve portare da solo. Si deprime, adesso lo farò attenzione a non farlo morire di depressione. Dovremmo realizzare delle trappole. Deve essere pieno di pezzi di carne ambulante. Lei vuole andare in giro, la madre vuole che lei stia qui, io sono d'accordo con lei perché è giovane e può andare a esplorare. Non hai muscoli per farlo, sì, puoi aiutare anche tu, ok. Devi rinforzare il tuo corpo, sei troppo debole. Cioè lei si sta tirando contro tutti adesso. Io le ho entrambi, sia cervello che muscoli, ma certo bambina. Ok, bravo, tu approfitta del momento che... Tutti possono aiutare, va bene. Vabbè, vi voglio risparmiare tutto il dialogo. Ora, costruisci il campo, ok. Costruisci il campo, ok. Disidratato, disidratato. Possiamo dare acqua. Ma io vi do acqua, vi do uno d'acqua. Abbassiamo la disidratazione. Allora, di notte i personaggi saranno quasi certamente disidratati. Quanta più acqua potabile dai loro, quanto più si reidrateranno. Restare disidratati significa penalità. Peggiorerà il giorno successivo, trascina e lascia la reazione. Ok, gli do uno d'acqua a lei. Ne abbiamo solo tre, mannaggia. Mannaggia, lei è giovane, gliene do 0,75. 0,75 e lui gliene do, che è il più robusto, gliene do mezzo. Abbiamo quasi finito l'acqua, tra l'altro. Quindi... Ok, abbiamo fatto. Andiamo al prossimo. Lei è ancora un po' disidratata, però. Vabbè, me la sono gestita non troppo bene. Dovranno anche dividersi tutto il cibo commestibile che hanno. Cibi differenti hanno effetti differenti. Il cibo è deperibile, marcirà. Insomma, cosa dobbiamo fare? Cliccare, trascina il cibo su ogni personaggio. Quindi lei mangia. Lui ma... Ah, vedete qua la fame. E lui non mangia, glielo lascio. Vedete qua non è deperibile, sarà tipo frutta secca, quelle cose lì. Che si deperisce molto meno, insomma. Vabbè, insomma, abbiamo... Vabbè, curiamo un po' la stanchezza, il fuoco si consuma durante la notte... Il cibo è marcito durante la notte, ok, bene, molto bene, direi. Ricomincia un secondo giorno, quindi durante il giorno effetti del clima. Ci saranno anche i combattimenti, perché da quanto ho visto poi ci sono le abilità di combattimento da utilizzare. Posizione evasiva, pioggia di frecce, insomma, sarà una cosa che andrà vista più avanti. Per intanto io chiudo qui, voglio solo andare a vedere se io prendo lui... E lo piazzo qua al tagliare la legna. Vediamo cosa può fare. Usa un oggetto, manda al rifugio. Insomma, lui si metterà a tagliare legna, procurandosi della legna, insomma, silvicoltura. Io ho il dubbio, magari, che abilità lui in silvicoltura. C'ha 30, che è una delle abilità più alte, insieme a estrazione. Quindi, insomma, potremmo anche pensare di fare l'estrazione dei materiali, dei minerali, che sarà un'altra cosa interessante. Comunque, il gioco Dead in Vinland lo trovo veramente figo, veramente affascinante. Ora attendo il vostro commento su cosa ne pensate, e magari potremmo anche pensare di continuarlo, magari in live, perché no, prossimamente nelle prossime settimane. Fatemi sapere cosa ne pensate, alla prossima, e ciao ciao!